Ah, ecco, bisognava già picchiarsi, perfetto. Ok, vediamo un po'. Cosa è basso un po' perché è veramente alta la musica. Ecco, meglio così. Perfetto. Vediamo se ci sono entrate secondarie per i nostri amichetti. No, non ci sono entrate secondarie. Perfetto. Oh sì, no. Quindi tocca per forza passare da qua. Cacchio, mi sono distratto per leggere, ma hanno freddato brutalmente. Ottimo. Si comincia bene. Ok, vedo che già il gioco ci mette dell'arroganza, ci mette. È difficile, è difficile. Già parte cattivo Hotline Miami, come potete vedere. Non aspetta neanche un secondo di... Dunque, ok. Ah! Ok, direi che questo è un buon modo per cominciare. La Uzi. Ok, mancano a lui. Manca solo lui, perfetto. No! Ma come? Ma sono veramente un cretino. Ah! Vieni, vieni. Sì, certo, con la Uzi vado a prendermi la cosa. Ok, finito il primo piano. Buonasera a te. Siedi secondo piano. No, come? Ha preso da Uzi scarica, ma sarò un coglione. Fucile una pompa che ci sta sempre da 10. Ok, vediamo qual è la soluzione migliore. Sì, quattro, no, sono molti di più di quattro uomini. Ok, un altro via. Sì, il gioco si chiama Hotline Miami Wrong Number. È ovviamente il seguito di Hotline Miami.
vedete, è bello violento. In cui bisogna eliminare tot persone in un determinati schemi anche abbastanza grandi, come vedete. In tutti i modi possibili va fatto. No, questa è scarica. Ok, 14 colpi con questa. Come potete vedere, la gente si può anche tranquillamente finire. Sì, the soundtrack is very nice, we know, it's one of the better part of the game. Ah! È un gioco veramente frustrante quando ci si mette. No, ma com'è possibile? Wow. Alzare la musica un po', un attimo che ve la alzo, subito. Meglio adesso? Io non sentirò quasi più niente, ma va bene lo stesso. Da! Come potete vedere è possibile fare che sono anche il modo migliore per fare un botto di punti. Ma perché tutte le volte mi faccio fregare dall'ultimo? Vabbè. Ah! Beh, questa volta sono stato. Ok, devo conservarmi i colpi. Ah! Cazzarola! Sinceramente. Però se non sbaglio, scusate se mi distraggo e parlo. Quindi come tale muoio, perché è un gioco che richiede un'attenzione continua e totale. Anche una certa dose di improvvisazione, considerando che. Vedete, con un tasto con R, se proprio volete. E voilà, level clear!
20 euro immagino costerà, almeno costava 20 euro l'altro, quindi mi aspetto un prezzo più o meno identico, non ho ancora visto i dati ufficiali.